SecurCode, sicurezza attiva a 360 gradi. SecurCode è una società in grado di fornire impianti per la protezione di cose e persone attraverso sistemi di anti-intrusione, telecontrollo e videosorveglianza. SecurCode lo trovi in via Pasubio numero 57 a Porto d'Ascoli. Ah, ci chiedono se oltre a Puglia, Zazzetta e Storani, quali sono gli altri esterni che abbiamo in rosa e se non abbiamo altri, se per te non sono un po' pochini, solo questi tre. Anche certo. Se abita Napolano che comunque c'è gioca. Anche Napolano che ha queste caratteristiche, Puglia, Zazzetta, Storani, e Napolano. Bordi potrebbe anche giocare più avanti. Bordi potrebbe giocare anche più avanti che con caratteristiche diverse, sicuramente. E Bonea è uno che può fare l'esterno benissimo perché ha grande corsa, grande capacità di attaccare gli spazi. Come ripeto, secondo me in questo momento a noi, abbiamo parlato prima, manca un attaccante di peso, ma non per gli altri che sono in rosa, per caratteristiche e per completare un organico che è carente in quel ruolo lì. E abbiamo ancora discorso in settimana tenuto banco più la questione societaria che quella tecnica, il discorso di questa cordata insomma capeggiata dal direttore sportivo Nucifora interessata, parliamo di giugno, a prelevare San Benedetto, comunque entrare in società, e queste voci adesso sono destabilizzanti, possono far bene, no, essere da stimolo ai giocatori per cercare insomma di farsi riconfermare qualora poi questa trattativa andasse in porto, diciamo, ancora pur parlare. Ma sicuramente per quanto mi riguarda io penso a fare il mio lavoro, a cercare di fare il massimo, a farlo bene per la Sammettese. Poi queste voci, poi ci sono stati dei contatti con la società, a me sinceramente non mi destabilizzano, anzi, però penso che nella squadra un pochettino possa sentirla, perché sai, queste cose io le ho passate l'anno che c'erano i tormenti, i cambi di società, alla fine un pochettino inconsciamente possono toccare anche la squadra. Certo è che se arriverà qualcuno a dare una mano a queste società, o soprattutto se arriverà qualcuno a dare il cambio a questa società, io sono cose che a me sinceramente non riguardano, però sono cose che ci deve pensare la società in primis. Io quello che posso dire è che i ragazzi cercheranno di onorare, di fare il massimo per questa squadra, e cercando di onorare sempre questa maglia e di scendere in campo sempre per vincere. Poi io mi auguro che qualunque sia il presidente e qualunque sia la società che rappresenterà questa squadra possa essere una società forte e che faccia del bene alla Sammettese e che non venda fuori. Il mio pensiero. Bene, invece tornando al discorso squadra, Rulli come sta, ci chiedono, e insomma quando rientra può essere un giocatore da affiancare a Carteri oppure uno va a escludere l'utilizzo dell'altro? No, sono due giocatori che possono giocare insieme benissimo, certo è che possono cambiare tante cose in mezzo al campo, perché come ripeto, gioco forza, gli under devono giocare, quindi quattro giocatori in mezzo al campo ci devono essere, quindi sicuramente si dovrà cambiare qualcosa. Tidiane invece, questo giocatore che ormai è un anno che è qui a San Benedetto, a novembre ormai è il mese che era stato insomma ipotizzato il suo finalmente utilizzo. Spiegaci un po' che giocatore è questo Tidiane e se tu sai quando potrà essere utilizzato. Allora, Tidiane, da quello che so, entro la fine di novembre dovrebbe essere a disposizione. Un centrocampista con
caratteristiche di giocatore aggressivo, voglioso, che ha voglia. Certo, il fatto che da un anno e mezzo non gioca sicuramente un pochettino gli peserà, perché quando sono gli allenamenti, quando sono le partite vere. Quello che posso dire è che sicuramente è un giocatore che potrà ritornare utile a questa squadra. Tornando al mercato ci chiedono di Rosa, attaccante del Chieti, non ti chiedo a te perché qui ci chiedono cosa è deciso, ma questa è una domanda da girare al direttore sportivo, al direttore generale, dice ti chiedo a te se lo conosci, se ti piace come attaccante, se può essere l'attaccante insomma, con le caratteristiche che tornano utili alla San Benedettese. Ma Rosa è un giocatore importante per la categoria, adesso gioca al Chieti e sta facendo molto bene al Chieti. Io con la società abbiamo parlato, ma non di Rosa, abbiamo parlato in generale, abbiamo parlato quali possono essere i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono quelli di prendere un attaccante che possa giocare insieme a Pazzi e in sostituzione di Pazzi. Quindi, Rosa è un nome che è circolato ma non da parte della società, quindi noi stiamo cercando, come ripeto, di trovare giocatori che siano pronti e soprattutto abbiano giocato. Non prendere giocatori che magari vengono da lunghe pause o soprattutto che ne so, da fuori rosa o da altri giocatori. Noi vogliamo un giocatore che sia un giocatore pronto, che sia pronto da subito. Invece due parole volevo spendere per due giovani che stanno facendo molto bene, senza comunque togliere agli altri, ma Di Vincenzo e Gramacci, due ragazzi, insomma, Di Vincenzo aveva già dimostrato l'anno scorso di essere un giocatore determinante, decisivo per questa categoria, perché ha fatto un'ottima stagione alla Samit Gdiese, si sta ripetendo qui da noi, e Gramacci invece è arrivato da una primavera, praticamente è partito, l'hai messo titolare, non l'hai tolto più. Sì, stanno facendo molto bene sia Gramacci che sia Di Vincenzo, anche tutti gli altri stanno facendo bene, Bordi ha avuto un problema alla spalla all'inizio, se no stava facendo bene, anche lo stesso Nicolosi quando viene chiamato in causa fa bene, sono due giocatori sicuramente importanti, due giocatori che stanno facendo benissimo e soprattutto mi auguro che continuino a fare così, anzi che crescano ancora di più perché poi l'obiettivo dei giovani è quello sempre di crescere. Sapevamo che Di Vincenzo era un buon portiere e abbiamo fatto di tutto per prenderlo. Gramacci è un giocatore che conoscevo poco, però ha dimostrato sin da subito di essere un giocatore valido, uno che vuole fortemente emergere, quindi pur facendo degli errori è un giocatore che dà sempre l'anima in mezzo al campo e questo fa ben sperare per il futuro. Invece due parole su Storani, finora in queste prime gare del campionato, alti e bassi, è un giocatore che cioè, si vede che ha i numeri, però poi nella partita spesso ha quel quarto d'ora, quei 20 minuti in cui si estranea un po', insomma, potrebbe sicuramente, deve crescere un 93, però potrebbe fare molto di più. Sì, hai toccato proprio il tasto giusto, diciamo così, perché Storano è un giocatore che ha grosse capacità di tecnica, soprattutto di saltare l'uomo e di fare male. La fa a fasi alterne e questo penso che sia il suo limite, deve crescere soprattutto nella continuità. Sto lavorando soprattutto sulla testa di questo ragazzo perché, come hai detto tu giustamente, è 93, quindi bisogna farlo crescere, anche perché poi abbiamo detto che i 93 devono giocare per forza, quindi è un giocatore che deve crescere assolutamente e sicuramente ci può fare il salto di qualità. Con i valori di un tempo e lo sguardo fisso al domani, oggi camminiamo a fianco di chi ci sceglie. Linea Ufficio, The Global Concept. Ma che idea ti sei fatto di questo girone F? Perché l'altro giorno, proprio qui nel nostro ufficio stampa, stavamo dando uno sguardo a tutti i gironi della Serie D e come ormai succede da un po' di anni a questa parte, il girone F è quello più competitivo. Insomma, abbiamo visto,
stavo vedendo i gironi, soprattutto quelli del nord, dove sono in testa delle squadre sconosciute anche a livello proprio di piazza, mentre mano a mano che si scende a sud diventa, le cose si complicano, ma è proprio il girone F è quello che contiene delle squadre che hanno sia per il bacino d'utenza che per il blasone, per la storia. Ecco, ad esempio il girone dove c'è quello campano, dove c'era la Salernitana, c'è la Salernitana, dando uno sguardo non è che ci sono poi tutte queste altre piazze così importanti. Invece nel nostro girone, ripeto, come ormai sta avvenendo da anni, Ancona, Teramo, la San Benedettese, Chiesina, Bispesa, insomma, la Civitanovese, squadre che hanno un grande. Questo significa un po', cioè rispecchia un po' il fatto che la nostra zona sia in crisi economicamente, quindi queste squadre abituate a categorie superiori si ritrovano in Serie D, oppure una coincidenza il fatto che proprio in questa zona ci sono tante squadre, una coincidenza che si ritrovano tutte in una categoria dilettantistica negli ultimi 2-3 anni. Questo girone è veramente un girone di fuoco. Allora, sicuramente questo è il campionato più difficile di Serie D, perché io poi conosco molti amici, ho molti amici, anche molti allenatori che allenano in altri gironi. Faccio un esempio su tutti: il Castel Rigone ha speso intorno a 1 milione di euro e ha 15 punti. Una squadra umbra che gioca nel girone umbro toscano, mi sembra. Umbro toscano e Lazio, qualcosina. E ha 15 punti. Gli altri gironi sono tutti intorno ai 18, 19. Qualcuno è a 21, 22 e si è staccato di parecchio, come dicevi tu, forse gironi alti, di Alta Italia. Quindi questo è il girone più difficile, perché ci sono squadre blasonate e soprattutto perché ci sono società ambiziose e forse i giocatori sono molti attratti da questo girone, perché è uno dei più difficili. Però io penso che la Samb possa programmare e possa fare qualcosa di importante, perché ha tutto quello che serve per una tifoseria importante, ha un'organizzazione in questo momento che ci permette di fare bene, e soprattutto dobbiamo creare un ambiente che sia unito e che remi tutto dalla stessa parte. Questo deve essere l'obiettivo di questa città, perché solo tutti insieme possiamo tornare a fare qualcosa di importante. Proprio per quanto riguarda la coesione, tu che hai giocato in piazze insomma importanti, Vicenza, Pescara, per citarne due, qui a San Benedetto il ruolo della stampa, perché spesso si legge che, ecco, parlavamo proprio di questa settimana praticamente della squadra, della parte tecnica sui giornali non si è parlato per niente, solo di questioni societarie e tutto. Quanto è importante il ruolo della stampa qui a San Benedetto, e se forse delle volte delle polemiche sono un po' troppo esagerate, non permettono di lavorare bene? Lo chiediamo a te, che hai giocato praticamente nel nord e centro Italia, ne hai vissute parecchie. Ma guarda, la stampa più o meno diciamo così è uguale dappertutto. L'unica cosa forse che qui a San Benedetto si cerca sempre di elogiare gli altri e magari di dare poco valore a quello che abbiamo noi in casa, nel senso che, come dicevo prima, contro la Civitanovese a Monturano la Civitanovese si è lamentata di due gol nettamente fischiati prima e soprattutto in fuorigioco, del fatto che noi con il Teramo abbiamo perso, ripeto, non è un alibi, abbiamo perso. E nessuno ha parlato del gol annullato nei nostri confronti e soprattutto del primo gol che è venuto in fuorigioco, e si è parlato solo di una Samb rinunciataria, di una Samb che è stata a guardare il Teramo. Cioè, questo è quello che mi fa male, cioè, perché nel senso gli altri cercano sempre di difendere la propria squadra, anche se poi magari
Io penso che la critica deve essere una critica giusta per far crescere la squadra e per far crescere l'ambiente. Qui sembra che si faccia a volte della critica per cercare di distruggere, questo non mi piace. Non mi piace, ma non mi piace non perché ce l'ho con qualcuno in generale, ma perché Sammetto viene sempre... deve essere, come ripeto, dobbiamo cercare di aiutare questi ragazzi, di aiutarci e cercare di tirare fuori il massimo da questi. Non serve sempre magari dare le bastonate anche quando non ci sono da darle. Allora, concludiamo questa diretta web con una domanda che riguarda il nostro campionato. Secondo te questa Sammetese dove può arrivare? Abbiamo passato quasi un terzo delle partite, insomma, tra alti e bassi siamo nella parte alta, siamo distanti parecchio dalla vetta, però insomma, che idea ti sei fatto? Prossimo mese può essere quello decisivo per capire dove può arrivare questa San Benedettese. Guarda, io come ho detto già prima, secondo me abbiamo lasciato dei punti per strada, però sono convinto che questi giocatori, se si mettono in testa di essere una buona squadra, ma non dico una squadra che ammazza il campionato, che se la può giocare con tutti, con la voglia, con la determinazione, io penso che questa squadra possa far togliere a questa città delle grosse soddisfazioni. Poi dove possa arrivare non te lo so dire, ti posso solo dire che se tira fuori questa cattiveria, questa mentalità vincente, si può togliere delle grosse soddisfazioni e può stare tra le prime 4-5 del campionato. Ultimissima, ci chiedono cosa promette i tifosi, così, di cuore. Guarda, io i tifosi prometto che di cuore, prometto di lavorare sempre con impegno e cercare di portare la Samba il più in alto possibile, perché questo è il mio obiettivo. E quello che mi preme dire è che cercheremo in tutti i modi di rendere la vita difficile al Teramo Lancona, perché questa è una squadra, come ti ripeto, che ha dei valori e solo ci deve credere un po' di più, deve immedesimarsi in più nella mentalità vincente che in questo momento a volte è venuta a mancare. Va bene, ti ringraziamo e in bocca al lupo per domenica. Grazie a tutti e grazie per questa serata e soprattutto grazie a tutti i tifosi che hanno scritto e spero di aver esaudito le loro domande e risposto nel migliore dei modi e con la sincerità che poi mi contraddistingue, perché io cerco sempre di essere sincero e di dire sempre la verità. Quindi ringrazio loro per le domande che mi sono state fatte e soprattutto spero che, come stanno facendo, ci diano sempre una grossa mano, perché loro sono veramente l'arma in più di questa squadra. Grazie, buona serata a tutti.